Bene ragazzi, si sta per svolgere l'ultimo Gran Premio di campionato, ovvero quello di Valencia in Spagna. Siamo appunto al circuito Ricardo Tormo de Valencia Buongiorno, buongiorno a e direi di tutti. partire con le qualifiche. Allora, prima di tutto mettiamo la mescola, una mescola media, cioè non siamo in Formula 1 però ci chiamiamo la mescola. Ok, gomme medie e direi che si può partire. Scendiamo in pista, vediamo un attimo di fare un bel giro. Già dal primo giro, dai. E poi direi che ci vediamo subito. Vediamo un attimo perché con questa moto non l'ho mai provata, eh. Vediamo un attimo se mi sembra favorevole la gara oppure no. Perché da queste qualifiche dico già tutto, cioè come potrebbe andare la gara. Ecco. Stare attento all'uscita di curve. È molto importante quell'uscita di curva lì nelle qualifiche perché inizia il giro, importante. Ok, forse ho frenato troppo, però il banana è convinto di andar bene. Ok, un po' di sottosterzo, sovrasterzo, non ho visto, però ho visto soltanto le ruote che si comportava male. Ok, saltellamenti qua e là. Ok, mi immagino già quando sono con la MotoGP perché non sono molto pratico. No, che cavoli fa? Partita via la moto. Tende a cioè, saltellare la moto qua. Ok, scodinzola troppo per i miei gusti. Però mi piace come la sto facendo. Ecco, poi arriva sta cavolata qua. Ecco, no, no. In parte la caduta ci stava per farmi ritornare indietro a fare questo. Ok, perfetto. Eh sì, non troppo, eh no, qui abbiamo perso molto. Potevamo fare veramente un bel giro, secondo me. Non dico il migliore, però uno dei migliori. Ecco, poi dopo andiamo sulla sabbia. Mannaggia te. Ah, che cavolo! Cioè, vabbè, lasciamo perdere. Vediamo un po'. Sì, qui andiamo ai box quasi. 1:42. Allora, io mando un attimo avanti il tempo, vi faccio vedere a voi. Torno ai box. Mando avanti un attimo il tempo fino ai 30 minuti. Ah, ok, siamo già ultimi. Cavoli! Vanno tutti molto veloci, allora io mi sistemo la moto e ci vediamo dopo. Bene ragazzi, allora io mi sono qualificato 13esimo, qui non ci dà nulla di che. Spero di farla bene perché in queste ultime gare mi sembra molto difficile, come mi sembra veramente molto difficile. E nulla. Allora, vediamo Siamo un in zona circuito, attimo. Riccardo Tormo di Ok, Valencia. direi di partire subito, non star qui più a vedere niente perché la moto c'è. Ho fatto dei giri Qui è Riccardo Tormo di velocissimo, Valencia. però mi dava più veloci giri che secondo me c'erano errori. Vabbè, il banana è pronto. È nato pronto. Allora, mettiamo un po' di CS2. Perché sennò saltella troppo. Che cavoli va di là? Porca. Ok. Ma vaffanculo. Ma che cavolo. Scusate un attimo, riavviamo la gara. Cioè, l'analogico quello sinistro mi pende già a sinistra di suo. Vabbè, mi comprerò un altro joystick, mi sa Tutti in tanto, off. per Natale. Quindi per ora dovete sopportare. Mi sa che dovete sopportare così l'analogico. Allora, ok, partenza, siamo 13esimo, guardate, ora siamo partiti bene perché non ho toccato l'analogico, perché altrimenti. Cortese qua davanti. Qui non so bene come da farla staccata al primo giro. Ok. Il più è tenerla la gara perché partire bene. Qui frenata, staccata troppo in anticipo.
Ok, con il TCS saltella di meno la moto. Sì, vabbè. Abbiamo leggermente tagliato, però non ci ha visto nessuno, no. Ci saranno qua milioni di spettatori a guardare la gara. Poi tra cui anche la gente a casa. Magari, metti che c'è stata un'inquadratura, però il banana è quarto, il banana è quarto. E dai che andiamo. Almeno fare un giro in testa. Questa qui la faccio sempre larga, non chiedetemi il motivo. Però io la stringo subito. No, qui no però. Mannaggia. Ok. Abbiamo dietro Lowe's, mi pare. Sì, Sam Lowe. Sta qui tutto in accelerazione di curva fino a giù quasi 200. Devo trovare il modo per stringerla. Chi è che c'è davanti? Folger, grandissimo Folger. Fatti vedere in questo ultimo Gran Premio. Questo qui tra l'altro sarà il nostro ultimo Gran Premio Moto2 per quest'anno che farò. Poi dopo si passa alla MotoGP, però datemi un po' di tempo. Cavoli, qui ho sbagliato. Però teniamo ancora la pista, lasciamo quelle posizioni. Lasciatemi un po' di tempo per MotoGP perché penso che inizierà un po' più tardi. Cavoli, errori su errori. Perché vorrei prima fare qualche gara per conto mio. Magari mi faccio un campionato di MotoGP per conto mio e poi lo faccio con voi per farvi vedere un pochettino come, per imparare un po' come andare. Perché è il primo, vi dico già che è il primo anno che gioco questi videogiochi di moto. Ok, ci è tirato dentro chi? Nakagami? Eh sì, però il banana è settimo, dai. Qui devo frenare in anticipo. Grandissimo lui. No, com'è che era? Come cavolo si chiama? Non mi ricordo. Boh. Ok, stavolta la curva l'abbiamo stretta. E siamo sotto a Lowe's. Però curva troppo larga. Il banana no, non va più bene. Dai, almeno essere primi per un giro. Ok, lì davanti sono staccati Folger e Zarco. Zarco, vabbè, ormai è andato. Però, cavoli, se Folger vince, mi sa che ci supera. Ok, adesso prepariamoci per la mega staccatona. Volevo quasi andare in box, ma perdiamo soltanto tempo. Ok, 9 secondi, 9 decimi. Staccatona, perfetto. Vabbè, chi se ne frega, tagliamo di qua. Ultimo giro, vi ricordo, eh. Almeno arrivare terzi. L'ultimo podio, che è da un po' che non ne vediamo. Ok, li abbiamo raggiunti leggermente. Abbiamo avvicinato il. Abbiamo accorciato il distacco, diciamo. C'è davanti il nostro compagno Rins, dobbiamo aiutarlo, dai. Cioè, non possiamo dargli la vittoria a lui. Cioè, il terzo posto a lui, quindi. Cavoli, però un secondo e due. Eh sì, che cavoli sto facendo. Però li ho raggiunti, dai. Qui riprendo, secondo me. Ok, l'abbiamo tenuto dietro Lowe's. Ah, cavoli. È l'ultimo giro, è anche il bello. Riusciamo a entrargli su Morbidelli. Battaglione con Rins, ma vince lui. Vabbè. E andiamo a chiudere in quarta posizione. Peccato, volevo la terza posizione. Però Zarco, ok. No. Sì, Zarco penso primo. Sì. E adesso qui può essere che siamo passati quarti. Ebbene sì, siamo quarti. Vabbè, dai. Devo dire che comunque
Ma si sì, eravamo già a quarti, eh. Sì, Folger si sì, è meno 91. Però ci si è avvicinato molto a noi. E nulla. Io ragazzi spero che questo campionato anche in moto. Moto 3, in moto 2, scusate, vi sia piaciuto. Siamo arrivati quarti, vabbè, non fa nulla. Però il nostro compagno è arrivato secondo. Importante era divertirsi. Tra l'altro, questo campionato l'ho iniziato un po' in MotoGP. Poi sono ritornato qua perché era molto difficile MotoGP per me. E nulla. Io vi ricordo come sempre di lasciare un bel like, commentare, condividere il video e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ditemi, ecco appunto, per la MotoGP se non vi fa nulla, che aspetto un po' di tempo perché vorrei esercitarmi un po' di più per andare proprio a vincere un campionato. Anche se quarte posizioni così non è male, cioè alla fine facciamo. Non è bello sempre vincere, però una cosa così non è male. Vediamo un po' VR Points, 8000. Ok, se abbiamo migliorato un paio di cose. Io penso che andrò avanti un po' per conto mio. Magari vi faccio un campionato. Scrivetemi un po' sotto nei commenti voi cosa preferite. Io direi sì, mi faccio un campionato perché per fare le singole gare non mi interessa. Ciao ragazzi, tra qualche giorno si va a Monza e volevo augurarvi buona fortuna. Vediamoci lì. Ok, il calendario ci dice che c'è l'Endurance, magari potrei farvelo vedere, però Gran Premio di Monza, Monza Rally Show non penso. E nu ragazzi, io spero che appunto quello che vi ho detto prima, siamo 1 milione di VR Points, fantastico e nulla. Ciao a tutti Doretti e al prossimo video!